tema delle influenze è quello che ha assillato tutto il mondo della critica perosiana. La ricerca è in fondo di antecedenti o elementi che avrebbero influenzato la sua musica compare sempre negli scritti sia della prima ora sia poi anche nei centenari, sempre per cercare da una parte di smontare Perosi, cercando in fondo quegli elementi che avrebbero influito forse troppo sulla sua musica, dall'altra invece dall'interno per cercare invece un aggancio storico, da una parte ovviamente per il mondo dell'oratorio, allora si spendono i nomi di carissimi, si va all'indietro, si cerca in qualche modo di trovare delle forme analoghe o compositori importanti da richiamare per collocare appunto la sua musica dentro una storia. Il problema invece delle influenze è qualcosa che dovrebbe essere smontato dall'inizio ed è anche il tentativo che io cerco di fare in questo scritto, in prossima pubblicazione appunto sulla figura di Perosi, all'insegna del malinteso. È inevitabile che nell'ascolto giochino dentro di noi dei richiami, delle attese anche o delle frustrazioni rispetto a ciò che ci aspettiamo di ascoltare. In realtà la figura di Perosi, da questo punto di vista, è disarmante perché le più che cercare le influenze, quindi le origini di Perosi, dovremmo invece cercare nel futuro, o meglio nel nostro presente, a chi si può rivolgere questa musica, perché obiettivamente presenta delle caratteristiche particolari dell'ascolto. Tuttavia, appunto, ci sono delle figure che, ovviamente non solo per Perosi, sono figure di Wagner da una parte e di Debussy dall'altra, che hanno una parte importante nella sua storia anche personale, non delle influenze dirette, marginalmente. Certamente il discorso di Wagner è sempre stato richiamato, ma il problema di Wagner è il problema di una generazione, di un periodo musicale e soprattutto anche di un discorso di confronto tra musiche nazionali. Questo per dire allora che la ricerca che bisogna fare rispetto alla domanda su personaggi, eventi, elementi che potrebbero aver influito nella sua musica va smontata nel suo nascere e bisogna invece avere l'umiltà di potersi mettere in ascolto, cercando invece di seguire il suo stile, che alla fine, in fondo, è uno stile assolutamente personale. Certo, descrivere la musica di Perosi è un'operazione importante ed elaborata, anche perché descrivere significa ancora una volta usare dei termini, intendersi su un linguaggio che invece è evanescente, appunto scompare e rappresenta anche un mondo che è un mondo analogo, per così dire, rispetto a quello normale di ogni tipo di scrittura e di comunicazione, come è la musica. Certamente si possono però avanzare delle ipotesi e anche dei tentativi di lettura. Io personalmente avanzo l'idea di considerare la tipicità in fondo della musica di Perosi come una musica postmoderna, ante litteram ovviamente, ma che assume in fondo quei caratteri che rispondono bene alle nostre classificazioni come una musica che potrebbe essere frammentaria, che potrebbe non essere preoccupata tanto della scrittura in quanto tale, della sua struttura, ma piuttosto di ciò che appare all'esterno. L'eclettismo anche potrebbe essere un'altra categoria per descrivere la sua musica, e anche l'eterogeneità, per così dire, dei materiali. Tutto questo compone infatti una delle critiche e anche dei pregi, se vogliamo dire, o delle caratteristiche di questa musica, che è una musica umorale, potremmo dire, che palesemente sembra a un certo punto interrompere un discorso, che sembra, come dire, offrirci un percorso che non è un percorso lineare, ma che corrisponde proprio alla tipicità del compositore. Dobbiamo forse immaginare Perosi che fa interrompere il percorso della sua carrozza, esce, come non è solo un aneddoto, ma corrisponde invece a un tipico atteggiamento suo, non solo in questo caso, interrompe il tragitto della sua carrozza, scende, si appoggia all'albero, mette un foglio
raccoglie degli appunti che l'avevano aggredito in quel momento, perché in realtà Perosi è soprattutto questo, è un personaggio che viene aggredito, avvolto alle volte in maniera insopprimibile da una spinta, da un demone quasi, alcuni hanno scritto anche questo, che è il demone appunto melomane, questa immagine di trascrivere delle impressioni che poi alla fine Perosi segue per quel tanto che gli servono per esprimere appunto ancora una volta, per avvolgere un sentimento che lo attraversa in quel momento. La critica infatti da questo punto di vista o dice che la sua musica è appunto frammentaria, è umorale e ha questo aspetto, oppure dimostra nell'eclettismo, ma un eclettismo di superficie e non di profondità, quella tipica caratteristica che probabilmente è la caratteristica anche dell'uomo. Tante categorie sono state usate, una musica sincera, anche questa è una categoria buona, perché esprime non solo la spontaneità della sua musica, ma anche globalmente la personalità dell'individuo. La capacità comunicativa di Perosi, della sua musica, evidente sin dalla prima ora e che attraversa in fondo tutta la sua storia, quindi tutta la prima metà del Novecento, e comunque nonostante le critiche rispetto a una musica ormai che ha perso un suo rapporto con il sacro, invece in realtà la musica di Perosi mantiene una sua originalità. E questa sua caratteristica di comunicazione dei sentimenti attinge, appunto, come dicevo prima, certamente alla sua personalità, alla sua spontaneità, alla sua sincerità, ma alla radice, alla fine, alla vocalità. È la melodia che dobbiamo, che in maniera evidente emerge nella sua musica. È quella capacità di trovare il melos ideale per esprimere in un certo momento un certo stato d'animo. E questo aspetto è tipico di Perosi in un momento in cui invece questo aspetto tipicamente dell'espressione dei sentimenti era stato sequestrato da una parte da tutta l'evoluzione appunto wagneriana nella sua concezione più globale e dall'altra certamente dalla musica di Puccini, tra tutti. È Puccini in realtà il personaggio a cui dobbiamo rivolgere per avere l'espressione ideale dei sentimenti umani. Ecco Perosi, ed è per questo anche viene in qualche modo aggregato o alla giovane scuola, come si diceva, o comunque a un movimento di pensiero di quel periodo, e alcuni hanno anche identificato la terna Mascagni-Puccini-Perosi, come l'immagine che mostrava che in fondo il melodramma viveva bene, aveva una buona vita in quel periodo, ma anche per i suoi detrattori, per invece indicare come la musica fosse da un'altra parte, ma questa al di là della polemica, la vera ricchezza dei sentimenti che emerge nella musica perosiana è questa capacità, quella appunto attraverso la melodia, tipicamente italiana, molto vicina anche all'idea della romanza da camera, certamente, e di esprimere in maniera sintetica, concisa, un particolare stato d'animo.